Buongiorno a tutti, fratelli. Questo audio per spiegare un po' la mia conversione. Io sono nata cattolica e sono stata battezzata in acqua a 2 mesi, quindi io non so cosa mi stessero facendo, non lo sapevo e non sapevo neanche il significato di tutto questo, avevo appena 2 mesi. Crescendo ho continuato la mia vita da credente, ma non da convertita. Quindi andavo avanti pensando che secondo la mia presunzione tutto era giusto, secondo quello che dicevo io, e per colpa di questa mia presunzione ho perso anche persone a me care, si sono allontanate da me. E per anni pensavo di esserne giusto, invece pensavo malissimo perché mi ero gonfiata di orgoglio e di presunzione. Piano piano mi sono anche allontanata un po' dalla fede cristiana. Sì, credevo, ma vivevo il mondo, mi interessavano le cose terrene, le case, i viaggi, i divertimenti, e ne facevo quasi idolo. Diciamo anzi che ne facevo idolo, ho fatto anche idolo di un marito che poi mi ha abbandonata. E dopo l'esperienza appunto del divorzio e dell'abbandono, il Signore mi ha chiamata a sé. E il vero battesimo, fratelli, io l'ho avuto e quando ho cominciato a capire che il battesimo si ottiene solo con lo Spirito. E ho cominciato a studiare la parola. La porto agli altri e mi sono resa conto che senza lo Spirito Santo il battesimo in acqua è solamente un simbolo. Sì, diciamo che se si vuol fare, si può fare simbolicamente, però in senso di lavarsi dai peccati, ma se non c'è lo Spirito non abbiamo nulla. Io da quando ho ricevuto il battesimo nello Spirito, attraverso voi fratelli che vi ho conosciuto, la mia vita è cambiata. Ho cominciato a vestirmi un po' di umiltà, piano piano questa umiltà è sempre cresciuta e ho imparato tante 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 cose. Ho visto anche che i discepoli hanno avuto il battesimo nella Pentecoste, quindi si sono riempiti di Spirito Santo, quello è il vero battesimo. Da quando ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, la mia vita è cambiata. Io ero prima nervosa, ero attaccatissima a tutto quello che era il terreno. Io sono rinata perché intanto non sono più arrabbiata, non sono più nervosa, non sono più proprio per niente la persona che ero prima, sono un'altra. Sono calma, cerco sempre di essere saggia. E ho ricevuto i doni dello Spirito Santo, la saggezza, il discernimento, la pazienza, un grande amore verso tutti, anche e soprattutto chi fa del male, il perdono. Si è più determinati a dire no alle cose del mondo, si è più felici, sereni, non si ha più paura di nulla, soprattutto della morte. Cosa che io avevo una gran paura prima. Io ero terrorizzata dall'idea della morte. E invece ora no, ma potrei veramente stare qui ore e ore ad elencarvi quante cose sono avvenute nella mia vita dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. Poi, torno a dire, uno lo può anche fare in acqua, liberissimo. Dobbiamo rimanere meno legati alle forme terrene, alle forme materiali, perché noi dobbiamo vivere di Spirito Santo, dobbiamo vivere di cose che non si toccano. E quindi vi rendo questa testimonianza di come la mia vita è cambiata nel momento in cui io ho ricevuto lo Spirito Santo. E vi abbraccio. Vi voglio bene, Dio vi benedica e ci sentiamo presto.